Ci sei? Ok. Capitano, anche se oggi senza fascia perché partivi dalla panchina, sei entrato e l'hai risolta. Prima di chiederti della gara, ci racconti il gol? No, niente, io mi sono fatto trovare pronto come tutti gli altri miei compagni e niente, era un'azione manovrata sulla destra, palla per Ignazio Battista che mi ha scaricato la palla e ho provato a calciare di prima, la palla mi era un po' sotto, quindi ho pensato di calciarla verso il secondo palo, mi è uscito un po' a centrale, ma è andata bene così, insomma. L'importante è che abbiamo fatto gol, diciamo, abbiamo portato questo risultato a casa, che è la cosa più importante, perché comunque era il primo test ufficiale su un campo che per noi è nuovo, nonostante giocassimo in casa è un campo per noi nuovo, non avevamo le misure, quindi diciamo lo prendiamo come un buon test per il continuo, quello che ci interessa, che è il campionato, quindi già da domenica prossima questa trasferta di Brindisi. Ti abbiamo visto riscaldarti quasi dai primi minuti, perché è anche il segno di qualcosa che non stava andando. L'Ischia ha fatto un po' di fatica nel primo tempo, poi è arrivato il gol di Battista che ha un po' cambiato le sorti di questa gara. Che partita hai visto? Sì, no, sicuramente, ripeto, io penso che il fatto principale è che comunque ci siamo allenati sempre sul campo di Casamicciola, quindi è un campo che ha delle misure ridotte, quindi poi venire qui e trovare tutte altre misure, diciamo, era pure un po', diciamo, per adattarci, quindi all'inizio i miei compagni hanno fatto fatica, penso per lo più per questo motivo qui. Poi comunque trovavamo una squadra che comunque, volendo, cioè, ha giocato una partita in più di noi, quindi già magari un'amalgama e una conoscenza dei compagni maggiore rispetto alla nostra, e quindi magari non è che ci riusciva tutto bene, però alla fine i miei compagni sono stati bravissimi a rimanere in partita, ad andare oltre la difficoltà, perché comunque tutte le partite nascondono le difficoltà, la partita semplice è solo alla fine quando è raggiunto il risultato, ma durante la partita anche chi non vede, comunque la squadra, cioè, sono momenti di difficoltà che vanno affrontati, e io penso che alla fine ne siamo usciti e quella è la cosa più importante. Hai parlato di campo, questo sarà una delle case dell'Ischia per questa prima parte di stagione. L'anno scorso il Mazzella è stato un fattore, vi ha trascinato anche a vittorie incredibili rocambolesche arrivate all'ultimo minuto. Mancherà un po', che cosa pensi? Speri di tornare naturalmente presto a giocare a Ischia in casa, però cosa vi servirà in questa fase? No, no, sicuramente venire a giocare sull'isola per tutte le squadre è sempre stato difficile. Io non nascondo che poche volte ho visto squadre che oltre il 60esimo venendo a Ischia riuscivano a tenerci testa, al di là dei valori, perché comunque è un campo molto grande, con l'erba naturale prima, ma adesso andiamo a fare sintetico, quindi diciamo che è un vantaggio, il nostro pubblico che ecologicamente per noi è una trasferta, per loro è una trasferta sia onerosa per i nostri tifosi, che sia di tempo, logistica, insomma, non indifferente, praticamente giochiamo sempre fuori casa, magari le squadre di terraferma giocano più loro in casa che noi, però comunque si sono fatti sentire anche oggi. Sicuramente mancherà l'apporto del Mazzella, però cercheremo, ripeto, di fare di necessità virtù e di andare oltre anche questo. Un'ultimissima, sarà un girone impegnativo, il girone H, il girone pugliese, lo conosciamo bene, che campionato ti aspetti? No, no, ma ripeto, tutte le partite saranno difficili, comunque andremo a affrontare, io penso che la difficoltà di questo girone, a parte che si andrà ad affrontare squadre esperte, la cosa è che si affrontano tutte piazze blasonate, città più che altro, non sono paesini, sono molte città grandi, quindi logicamente sia per ambiente, proprio a livello ambientale, sia per organizzazioni societarie di squadre, troveremo tutte squadre forti, quindi non esisteranno partite difficili. Noi, come abbiamo sempre fatto in questo ultimo anno, dobbiamo pensare partita per partita, allenamento per allenamento, e cercare di fare il massimo ogni momento, insomma.